Ben ritrovati compatrioti e compatriote di Skyrim. La questa edrica di cui parliamo oggi l'abbiamo sfiorata nel video precedente, quello su Parturnax, e condivide una buona parte del percorso con la quest principale, quindi era ora che ne parlassimo. Mi riferisco a Discernimento Trascendentale, ovvero la quest edrica di Hermaeus Mora, il semidio della conoscenza e della memoria. La quest, a seconda di quanto siete esperti del mondo di Skyrim, può essere molto lunga o molto semplice. Infatti richiede di ripulire una rovina nanica dall'inizio alla fine, di attraversare Blackreach da una parte all'altra, risolvere un rompicapo Dwemer e infine trovare 5 campioni di sangue di 5 razze diverse, alcune abbastanza complicate da trovare. Quindi è normale che i nuovi giocatori incappino in diversi ostacoli. Niente paura, affronteremo tutto un passo alla volta. Prima di tuffarci nella quest, spendiamo due parole su Hermaeus Mora, il principe daedrico della conoscenza. A differenza di molti altri semidei daedrici, non viene considerato né buono né malvagio, è semplicemente il custode di tutta la conoscenza, a prescindere da che tipo di conoscenza sia. Per i mortali ha l'aspetto di un abisso scuro cosparso di occhi, da cui fuoriescono tentacoli scuri. Risiede nel piano dell'Apocrifa, che potete visitare se possedete l'espansione Dragonborn, utilizzando i libri neri che trovate a Solstheim. Nelle prossime settimane farò un video anche su questi 7 libri neri, quindi restate sintonizzati. Hermaeus Mora compare anche in Oblivion. Potete trovare il suo altare nella zona nord-ovest delle Gerald Mountains, proprio al confine con Skyrim. Infatti Mora è una divinità nordica. Anche in Oblivion il giocatore viene incaricato di portare una serie di anime di razze diverse per ottenere la stessa ricompensa che poi otterremo qui, cioè Logma Infinium, di cui parleremo alla fine. Hermaeus Mora considera suoi seguaci tutti mortali che sono affamati di conoscenza, ma come tutti i principi daedrici disprezza chi ha scarsa dedizione alla sua missione ed è molto volubile in fatto di preferenze. Hermaeus Mora gioca anche un ruolo molto importante nell'espansione Dragonborn, però di questo preferisco non parlare perché magari qualcuno di voi non l'ha ancora giocato, per cui lasciamo tutto nella zona grigia degli spoiler. Discernimento Trascendentale nasce come una ramificazione della quest principale. Quando infatti Parturnax ci suggerisce di portare un'antica pergamena alla gola del mondo per aprire una finestra sul passato, la nostra ricerca di questa pergamena ci porta alla biblioteca dell'Accademia di Winterhold, dove Urag ci suggerisce che qualcuno potrebbe conoscere l'ubicazione di questo Elder Scroll, Septimus Signus, che da anni vive recluso a nord studiando una rovina Dwemer. Andando al suo eremo, lo troveremo alle prese con un enorme forziere nanico che non ne vuole sapere di aprirsi, e anche con qualche rotella ormai definitivamente fuori posto. Dopo una breve conversazione, Septimus accetterà di dirci dove si trova l'antica pergamena, a patto che ne facciamo una copia per lui. Dal momento che leggere un Elder Scroll può rendere ciechi, l'eremita vi darà un lexicon nanico da porre sul macchinario che custodisce l'antica pergamena. Questo cubo ospiterà una copia leggibile senza effetti collaterali per lui. Noi invece ci attacchiamo al cazzo come al solito. Vi darà anche una sfera che consente di accedere a Blackreach. Ma dove si trova l'antica pergamena? Ecco, qui arrivano le brutte notizie. Si trova nella torre di M'Zark, dentro Blackreach, ovvero l'enorme dungeon sotterraneo che si estende sotto Skyrim e che è raggiungibile solo attraversando alcune rovine naniche. Fortunatamente la quest ci indirizza per la via più breve verso Blackreach, cioè le rovine di Alfthand, per cui andiamo lì. Dell'entrata delle rovine di Alfthand ne abbiamo già parlato sia nel video sugli insetti nei barattoli che in quello su Parturnax. Comunque l'ingresso, che sarà segnato dal marker, si trova a nord del passo di Wayward. Il modo più facile di raggiungerlo è andare alla locanda del cancello notturno e poi sempre a nord. Dopo aver percorso alcuni ponti di legno e corda arriverete all'entrata. Se vi fermate a esplorare il campo abbandonato fuori dalle rovine scoprirete che una spedizione è entrata nelle rovine qualche tempo fa. Ma una volta entrati capirete subito che le cose sono andate molto male. Troverete vivo solo un Khajiit in crisi di astinenza da scuma che potrebbe aggredirvi o ignorarvi del tutto, dipende dalle volte. In ogni caso Alfthand si presenta come la classica rovina nanica infestata sia dai Falmer che dai meccanismi difensivi nanici ancora in funzione, cioè ragni e sfere. Man mano che si scende nei livelli inferiori il numero di Falmer aumenta, per cui preparatevi a combattimenti in cui la resistenza alla magia e al veleno sono ottimi alleati. Se possibile entrate ad Alfthand con un inventario molto leggero,
La rovina è ricca di bottino da raccogliere, in più avete anche Blackreach da attraversare, quindi potreste trovarvi molto velocemente nell'impossibilità di raccogliere tutto. Portarsi un follower come muletto da Soma è un'altra soluzione che vi consiglio. La rovina nanica non è molto difficile da esplorare, ma in ogni caso il marker vi indicherà sempre la direzione per il passaggio a Blackreach, quindi nel dubbio seguitelo. Alftant si compone di 4 sottosezioni. Dopo la prima, Glacial Ruins, dovrete attraversare Animonculori e infine Cathedral. La quarta sezione, Ruined Tower, si raggiunge da un'entrata separata all'esterno, non è connessa alle altre sezioni ed è del tutto opzionale per questa quest. Non spendo troppo tempo su Alftant per non allungare troppo il video, mi limito a ricordarvi che nella seconda sezione, Animonculori, arriverete a una sorta di punto panoramico in cui vedete la sezione sottostante, ma nessun modo per accedervi. Dovete saltare di sotto, la strada non c'è. Da qui in poi non avete altra scelta che terminare il dungeon per uscire, perché tornare indietro non è più un'opzione. Alla fine di Cathedral dovrete affrontare un centurione nanico. Una volta che l'avrete ucciso, andando avanti, troverete gli unici due superstiti della spedizione che stanno per scannarsi a vicenda per tenersi i tesori di Alftant. Potete restare nascosti e attendere che uno dei due sia morto per poi affrontare il vincitore, oppure combattere tutti e due insieme. In ogni caso saranno ostili e non c'è modo di risolvere la cosa senza la violenza. Sul cadavere di Umana troverete il Targe of the Blooded, uno scudo che provoca danni in parata, un oggetto unico in tutto il gioco. Al centro della stanza, poi vicino a un forziere, troverete il meccanismo in cui inserire la sfera che vi ha dato Septimus per aprire l'accesso a Blackreach. Ora, potete andare direttamente a Blackreach, oppure, se avete l'inventario troppo pieno, potete aprire il cancello che vedete chiuso, la chiave si trova nel cadavere del centurione nanico che avete sconfitto, prendere l'ascensore e tornare in superficie. Da adesso in poi potrete raggiungere il fondo di Alftant con l'ascensore. Se, come ho detto, avete l'inventario pieno, siete bassi di pozioni, grimaldelli, eccetera, cogliete questa occasione per andare in città, svuotare le borse, fare il pieno di provviste e poi ritornare per attraversare Blackreach. Ma non perdete troppo tempo. La zona più bassa di Alftant, Cathedral, ha dei tempi di respawn insolitamente bassi, 10 giorni di tempo in gioco per la precisione, superati i quali non solo ritroverete tutti i nemici, ma potreste anche trovare l'ascensore chiuso dall'interno, il che significa dover rifare Alftant dall'inizio. Per cui non perdete tempo, fate un pit stop veloce se dovete, ma poi scendete le scale verso Blackreach. Ah, Blackreach! Una delle zone più odiate e amate di Skyrim. In 10 anni di gioco nemmeno io saprei dirvi tutto quello che c'è senza consultare una wiki. Questo posto è immenso e riserva sempre qualche sorpresa. Se non ci siete mai stati, beh, fate conto che questo è un unico, enorme dungeon sotterraneo che praticamente attraversa tutto il nord di Skyrim ed è raggiungibile solo da 3 rovine naniche specifiche, fra cui appunto Alftant. Non mi dilungo troppo su Blackreach perché merita un video tutto suo che farò in futuro, per cui mi limito a orientarvi per questa quest. Dunque, raggiungere la torre di Zark dal punto in cui vi ritrovate una volta entrati a Blackreach da Alftant non è difficile dal punto di vista dell'orientamento, ma può diventare impegnativo dal punto di vista dei combattimenti per i personaggi di livello basso. Appena uscite infatti vi ritroverete una pattuglia di Falmer livellati, potrebbero essere da 2 a 4, per cui state pronti a uno scontro non appena mettete piede a Blackreach. Subito dopo vi si presenta una sorta di bivio. Prendete la strada alla vostra sinistra, è la più breve e anche quella con meno combattimenti. Certo, taglia fuori molto dei punti di interesse di Blackreach, ma non siamo qui per questo. Poco più avanti troverete, sulla sinistra del sentiero, una sorta di fortino nanico protetto da una manciata di Falmer. Questo scontro è skippabile se avete una furtività abbastanza alta, altrimenti dovrete combatterli. Però, per fortuna, è l'ultimo scontro. Da qui in poi proseguite seguendo sempre il sentiero fino al fiume. Guardate il corso d'acqua e dovreste ritrovarvi alla torre di Mzark. Capita a volte di trovare un Falmer o due all'esterno della torre, ma non sempre. L'ingresso comunque è segnato dal marker. Entriamo. La torre di Mzark non contiene nemici. Nelle prime stanze potete trovare del loot molto interessante, tra cui diverse pozioni di alto livello e un libro che potenzia forgiatura. Ma il pezzo forte è ovviamente il macchinario che si trova nell'ultima stanza, quella circolare, e che protegge l'antica pergamena. Salite in cima alle scale e per prima cosa posizionate il Lexicon, cioè il cubo che vi ha dato Septimus, nel suo alloggio, sulla destra di quella che sembra una console di controllo. Ora dovete risolvere il puzzle per aprire il meccanismo. Se cercate nello scheletro di Drogt, che si trova proprio dietro di voi, troverete il suo diario che vi può aiutare a indovinare la soluzione. Ma siccome non avete tempo perché dovete fare le prove dei vostri balletti su TikTok, ve la dico io. Premete il secondo bottone da destra 4 volte.
Aspettate ogni volta che il macchinario termini la sua animazione prima di premere nuovamente. A questo punto si sbloccherà il secondo pulsante da sinistra. Premetelo due volte e aspettate sempre le animazioni. Questo sbloccherà il primo pulsante sulla sinistra. Premetelo una volta e il meccanismo si aprirà mostrando l'antica pergamena. Raccoglietela per la quest principale e poi raccogliete il cubo, ora inscritto, per darlo a Septimus. A Blackreach abbiamo finito, possiamo uscire. L'uscita si trova sotto la console, saltate giù e giratevi indietro, troverete un ascensore che si sblocca con una leva. Vi porterà in superficie in una zona denominata appunto Torre di Mzark, che si trova direttamente a sud di Dawnstar, molto lontano da dove siete entrati ad Alftand. Anche questo ascensore, una volta aperto dall'interno, può essere utilizzato per ritornare velocemente a Blackreach. Eccoci all'eremo di Septimus. Questo è il momento giusto per fare una precisazione. Tutto quello che abbiamo fatto finora per la quest di Hermaeus Mora coincide con la quest principale e per questo non ha prerequisiti di livello. Nel momento in cui restituiremo il Lexicon a Septimus, invece, la nostra quest da Edrica prenderà una strada tutta sua ed interverrà un requisito di livello, per la precisione livello 15. Per cui tutto quello che vedrete da qui in poi è fattibile se il vostro personaggio è almeno di livello 15, altrimenti Septimus vi dirà semplicemente che ha bisogno di più tempo per studiare il Lexicon e vi manderà un corriere quando raggiungerete il livello appropriato per riprendere la quest. Comunque, se siete almeno di livello 15, quando restituite il Lexicon a Septimus, questi vi dirà che ha capito che la porta si sblocca con il sangue Dwemer. C'è il piccolo problema che i Dwemer sono estinti, quindi l'eremita propone di mischiare il sangue di tutte le razze Mer per creare una replica. Queste razze sono gli Altmer, gli Elfi Alti, i Bosmer, gli Elfi dei Boschi, gli Orcsmer, cioè gli Orchi, i Dunmer, gli Elfi Scuri e ovviamente i Falmer. Septimus vi darà un estrattore che vi permette di prelevare il sangue da qualsiasi cadavere finché l'avete nell'inventario. Parleremo di come recuperare i campioni tra un minuto, ma prima vediamo cosa succede quando, accettata la missione, proviamo a uscire dal rifugio di Septimus. Beh, verremo fermati da Hermaeus Mora in persona, che è rimasto molto colpito dalla nostra dedizione alla causa della conoscenza e ha deciso che l'utilità di Sinus è finita. Prenderemo noi il suo posto come campione del principe Daedrico. Potete anche rifiutare, insultando il semidio, ma questo non cambierà niente ai fini della quest, per cui rassegnatevi ad aver venduto l'anima per la 12ª o 13ª volta. Adesso vediamo come raccogliere i campioni, che è dove la maggior parte della gente si incaglia perché spera di trovare queste 5 razze semplicemente gironzolando per Skyrim. Non è così semplice, soprattutto perché gli elfi alti e gli elfi dei boschi sono molto più scarsi di quanto pensiate, e soprattutto perché non vogliamo uccidere degli NPC, trovarci a dover pagare delle taglie, perdere tempo con delle fughe, eccetera, eccetera. La cosa più intelligente da fare, secondo me, è trovare dei covi di banditi o dei dungeon che contengano tutte, o quasi tutte, le razze richieste e prendere tutti i campioni in una volta. Vediamo alcune possibilità. L'accampamento del flusso interrotto, ad esempio, è un'ottima scelta, perché ha un elfo alto garantito, che è quello morto nella trappola alla fine. Però gli spawn sono casuali e potremmo anche avere della sfiga, in più non ci sono dei Falmer. Ci sarebbe Runveig Fast, lì potremmo facilmente trovare degli elfi dei boschi, ma anche qui non ci sono i Falmer e nemmeno gli elfi alti. Paradossalmente la rovina nanica di Alftand, che abbiamo appena ripulito, era un ottimo posto, ma a parte il fatto che manca l'elfo scuro, dovremmo aspettare 30 giorni per il respawn. Alla fine, secondo me, il metodo più veloce consiste nel ripulire Liar's Retreat, credo che si chiami il rifugio del bugiardo in italiano, e poi fare una tappa all'accampamento del flusso interrotto entrando dall'uscita. Allora, vi spiego nei dettagli. Liar's Retreat è una sorta di locanda segreta per criminali che si trova a sud-ovest di Solitude, oltre Dragon Bridge, in direzione del Reach. Quando la raggiungerete, la troverete invasa dai Falmer, che sono sbucati dal sottosuolo, il che capita proprio a fagiolo. Oltre ai Falmer, infatti, troverete i cadaveri degli avventori, che sono opportunamente suddivisi tra tutte le razze. A Liar's Retreat potrete prendere tutti i campioni di sangue, tranne quello di Elfo Alto. Fate solo attenzione, perché una volta entrati verrete aggrediti da un gruppo di Falmer piuttosto folto. Nella sala principale trovate il campione di sangue dei Falmer, ovviamente, del Bosmer, e nelle stanze laterali quello dell'orco. Ce n'è sia uno morto che uno vivo barricato dietro la porta chiusa. E, poco oltre il buco nella parete, quello da cui sono sbucati i Falmer, troverete un cadavere di elfo scuro.
A questo punto, coi campioni di sangue, almeno qui avete finito, ma vi consiglio ugualmente di completare il mini dungeon, perché al termine troverete su un tavolo di tortura il povero barista, da cui potete lootare gli abiti da barista, che sono molto difficili da trovare, ma soprattutto sul tavolo c'è il Longhammer, ovvero la mazza a due mani più veloce di tutto il gioco. È un oggetto unico e consente uno stile di gioco altrettanto unico, perché quest'arma non soffre della lentezza tipica delle mazze a due mani. È un'arma buona come il Volendrung? No, però è dannatamente divertente. Risalendo per uscire dal dungeon ve la dovrete vedere anche con un altro gruppo di banditi che era appena arrivato alla locanda. Purtroppo fra di loro non ci sono elfi alti, ma come vi avevo anticipato, per quello useremo una soluzione diversa. Una volta lasciato l'Aias Retreat andate all'accampamento del flusso interrotto, ma non entrate nel fortino. Siccome questo è un covo di banditi che di solito si ripulisce all'inizio del gioco, a questo punto sarà respawnato completamente, quindi rifarlo da capo per arrivare a un elfo alto che comunque è già morto ed è pure all'esterno non ha senso. Dando le spalle a Whiterun mentre guardate l'accampamento, muovetevi in direzione nord-est per trovare il buco che contiene la trappola con gli spuntoni e che costituisce di fatto l'uscita del covo dei banditi. Sulle punte di legno c'è il cadavere di un elfo alto. Ora cercate di non fare la sua stessa fine buttandovi dentro come se fosse una piscina di palline, perché ci restate secchi. Girate intorno fino a vedere una sporgenza e lasciatevi cadere lì sopra. Poi da lì lasciatevi di nuovo cadere nella zona senza spuntoni. Lootate il sangue di elfo alto senza muovervi e poi uscite utilizzando il viaggio rapido, perché non c'è modo di uscire dalla buca senza rifare il mini dungeon dell'accampamento del flusso interrotto. Adesso abbiamo tutti e 5 i campioni, torniamo da Septimus. Appena gli darete i campioni, se li inietterà nell'addome e aprirà il congegno nanico. All'interno, con sua grande delusione, troverà solo un libro, ma non appena proverà a leggerlo verrà ridotto in cenere da Hermeus Mora. Ricordate che adesso siamo noi il suo campione? Ecco, questo è quello che succede quando la tua utilità per un principe daedrico arriva alla fine. Comunque sia, adesso il libro è nostro. Si tratta del Logma Infinium, su cui è opportuno spendere qualche parola. Allora, non appena lo raccoglierete non succederà nulla. Niente paura, è normale, dovete prima parlare con Hermeus Mora. Mentre uscite dal congegno nanico, infatti, lo incontrerete di nuovo. Vi dirà che voi vi meritate il libro, che insieme farete grandi cose, bla bla bla. Ormai abbiamo incontrato abbastanza semidei da sapere come vanno queste cose. Dopo che Mora sarà scomparso, aprite l'inventario e leggete di nuovo Logma Infinium. Vi verrà proposto di scegliere tre sentieri, potenza, ombra o magia. Sono abbastanza chiari, ma ve li spiego lo stesso. Se scegliete forza aumenterete di 5 ogni skill da guerriero più forgiatura. Se scegliete ombra aumenterete dello stesso numero le skill da ladro più alchimia. E se scegliete magia ovviamente tutte le skill da mago più incantamento. Questo aumento è di solito sufficiente a far salire il personaggio di uno o più livelli a seconda del livello da cui parte. Io ad esempio in questa clip ho letto il libro a livello 31 e sono schizzato direttamente al 33. Personaggi di livello basso fanno anche 5 livelli in una volta. Potete anche scegliere l'opzione non leggere per rimandare la lettura del libro, cosa che vi sconsiglio perché più rimandate meno il libro è efficace. Logma Infinium è anche uno strumento perfetto se state andando verso una classe ibrida. Ad esempio, se state creando una sorta di chierico, cioè un guerriero con spell curative, potete usare Logma per far salire le vostre skill magiche, che sono quelle che usate di meno, e le fate salire di botto, a costo zero. Ricordate comunque che Logma Infinium può essere usato una sola volta, poi scomparirà dall'inventario. Conta comunque come artefatto daedrico per l'Oblivion Walker, ma questa modifica si è resa necessaria perché la gente sfruttava un glitch per usare il libro all'infinito. Per chi se lo chiede, questo glitch non funziona più dalla patch 1.9 del 2013 e nella Special Edition non ha mai funzionato, quindi lasciate perdere. Prima di uscire ricordate di ripulire il rifugio di Septimus, che contiene pozioni e libri interessanti, ma soprattutto il libro che dà il via a un'altra quest daedrica, quella di Boethia. Quanto a noi, spero che il video vi sia stato utile per sveltire una delle quest che di solito richiede più tempo fra quelle daedriche. I like e i subscribe sono sempre graditi ma non obbligatori, e noi ci vediamo presto, e se non ci vediamo speriamo che sia per colpa vostra. Ciao!